certo punto avrà un bivio. Noi adesso andando in zitto andiamo sulla destra e saliamo in alto e faccio vedere il borgo. Torniamo poi un pelo indietro e riprendiamo invece il sentiero che va sulla sinistra. E da lì si porta poi alla fazzetta di Canfaito. Cioè, non subito. Canfaito. Con calma. Canfaito. Io avrei detto Canfaito. Ma io ho detto Canfaito. Elcito e Canfaito. Allora, strani nelle marche. Elcito, visto che sono un po' strane le marche, cosa vuol dire? Vuol dire Lezzo, deriva da Lezzo, Elze. Perché qui in passato, ma anche adesso, ci sono parecchi lezzi, che sono le querce sempreverdi. Canfaito invece vuol dire piana di fazzi. E infatti cosa ci sono che ha fallito? La faggetta! È incredibile! E sono intelligenti nelle marche, devo dire questa cosa. Grazie. Scusa. Grazie. Ma perché? Il guinzaglio Cennerini là, eh? Ma perché questo rovino è considerato marche? Eh? Pesa le marche. Certo. O è Romagna? Sicuramente no, pesa marche. Va bene, dai, distingue. Qui abbiamo delle marche diverse. Comunque siamo dentro la riserva del Monte San Vicino, Monte Canfaito, non Canfaito, non riesco neanche a pronunciarlo così. Arriviamo a circa 1100 metri sul livello del mare, mentre il sito 8.24. Vamos, cominciamo con la sala. Ah, ma ci siete che voi, ciao. Oh, beh, lei è lui? Andiamo subito in salita. Stai lì, stai lì, stai lì, stai lì, fermati. Vieni. Ah, ci ha messo il macchinario? Ok, andiamo. Andiamo. Ah, vabbè, sto messo dopo qua. Devi vedere ritorno. Ci sono un po'. Oh, scusa. Dimmi chi è. Thank you.
cucine, ci manca la lana, è lo stesso. Dopo glielo aggiungi. Lo aggiungo io. Chiesa c'era tutto un monastero ed era bello grande, enorme, era importantissimo. Guardate cosa rimane, le balle di fieno. Qui ci vivevano tanti monaci, erano talmente importanti che tutti i campi che vedete qua erano tutti loro, anche oltre dove oggi vedete il bosco. Ciao Mauri. Cioè, ciao, sono anch'io qua, visto? Ciao ciao. Ciao ciao. Adesso che San Vicino si è fatto vedere, carino San Vicino, andiamo nella parte di bosco che ci piace tanto, ma non avremo subito i falci perché siamo ancora molto bassi. Avremo le nostre lerle e querce. Cerque, certo. Che se hanno nelle Marche devo parlare marchigiano, sennò non mi capisco. E dopo, a un certo punto, dal niente, appariranno i faggi, da così. Come nella tua vita, dal niente sono apparso io. Però quella volta c'erano le cerche. Dalle cerche. Devo uscire con mio padre. Se può venire a visitare te? Tre volte a settimana. Le piante, alcune, non tutte, subiscono lo stress come le persone, però le piante lo subiscono perché ci sono meno ore di luce ed è più freddo. Quindi cosa fanno alcune piante, le caducifoglie? Cominciano a far morire la parte esterna della pianta e raccolgono tutto il nutrimento nella parte che invece rimane vitale per tutto l'anno, quindi radici, tronco. E la parte più esterna, questa, piano piano comincia a morire. Unghie e capelli. E cade, esatto, e cade. Solo che in alcune piante prevalgono gli antociani e quindi danno questa colorazione che è rossa. In altre invece altre sostanze che danno una colorazione più giallastra, diciamo. Ecco. Questo è un acero ed è un acero di monte che rispetto al riccio ha, diciamo, la parte esterna meno frastagliata. Salendo speriamo che anche altre piante, oltre l'acero e i faggi, cominciano ad essere un po' più colorate. Voilà.
grazie.
però ha una clavetta più bella. Ok. Cucù. Ma amore, come fai a essere davanti quando lo sento di capire? Dai su! Io sto per l'ultimo. No, no, stiamo per l'ultimo, non chiudiamo il film. Questa è la scaglia bianca. La roccia che invece avevamo prima è tutto calcare, quindi bello compatto, però che si scioglie anche con l'acqua. Qui non so, non ho letto di niente, niente riguardante le grotte. Qualcuno sa se ci sono grotte qua? Non avete sentito mai nessuno. Infatti qui non ci sono grotte, nonostante sia calcare. Invece nella zona del Cucco, sempre calcare, sono presenti molte grotte. Adesso, andando avanti, tra poco c'è un bivio e c'è un cartello con scritto Cammino dei Forti. È un cammino di 120 km, però non abbiamo visto nessun segno fino adesso, perché è vietato dentro la riserva mettere i segni dei cammini. L'ha fatto una mia amica adesso. L'ha fatto? Sì. E noi ci passiamo avanti. Infatti lei è ne facciamo un pezzo. Cito e l'ha fatta. Ok, noi oggi ne abbiamo fatto un bel pezzo, esatto, perché passa dal Cito da Canfaito, sì, e passa da in questo, sì, sentiero qua, che voi avete visto non è per niente segnato. Oh. Avete visto dei segni CAI qui? No, non sono segni CAI, infatti vado sempre con GPS qua. Perché siamo sotto il Monte Puro, che è il monte di fianco al Cito, praticamente, non ci arriviamo in alto, arriviamo nella radura in basso, però il Cammino dei Forti che passa, che parte da San Severino Marche, fa un avanti e indietro in realtà, e passa anche da qua, però vediamo l'unico segno qui per dire sì c'è, però... Non l'avevo chiesto, non l'ho detto questo. Viene, viene, l'ho letto dal sito. C'è proprio il divieto di apporre i cartelli dentro la riserva del Cammino dei Forti. Sono 120 km, quindi direi 5 giorni. Soffio sul collo. Soffio del collo. Fatti là.
Quella cos'è? Là siamo verso i Sibillini. Neve quello? Siamo sul Redentore e il Vettore, sì. Però si vede meglio adesso. Sì. Bello, vero? Ragazzi, ma c'è la neve. Strada. Questa è la strada che abbiamo fatto noi per andare su. Questa è la strada che abbiamo fatto noi. Per andare al parcheggio. Dei tre all'ultimo anno. O sei. Quando sono il compleanno? Esatto.